Questo non è stato solo un ritorno estetico, ma un ritorno simbolico. Il ritorno, l'ingegno che guida le mani, che trasforma la materia in gioielli, i rami in bronzo, attraverso il fuoco. Quindi l'ingegno di noi aretini che deve guidarci anche nel prossimo futuro. Apertura straordinaria del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo per poter ammirare nelle sue ultime ore di permanenza in città la Minerva prima del suo ritorno al Museo Nazionale Archeologico di Firenze. Per noi è stata una grande occasione poterla esporre qui in Palazzo di Fraternita per 4 mesi con un buon successo di presenze e purtroppo stasera con rimpianto di vederla partire. Ha introdotto benissimo, secondo me, proprio come fusione di grande rilevanza da un punto di vista anche tecnico, il percorso delle fusioni che si completa poi con il gioiello d'autore nelle sale successive, quindi è il primo pezzetto di questa casa dei tesori di Arezzo che oggi vede presente la Minerva ma che un domani potrebbe vedere altri bronzi importanti nati nella nostra città, ripeto, come elemento iniziale di un percorso che poi parla di fusione di oro, parla di gioiello, parla sempre di una legame forte della nostra manifattura con il tema artistico. È stata una sorta di madrina per il Museo dei Tesori la Minerva, cosa ci sarà adesso nel futuro invece del museo? Beh, c'è un accordo non ancora sottoscritto ma direi ben consolidato per portare qui una mostra importante che è quella legata al carteggio tra Michelangelo e Vasari di proprietà della famiglia Festari che si è resa disponibile a fare qui una mostra di quella parte dell'archivio vasariano che risiede in casa Vasari. Qual è il bilancio di questi 4 mesi di permanenza della Minerva? Sono entrati oltre 5.000 persone, quindi abbiamo più di 1.000 persone al mese, ma quello che è emerso un turismo di qualità che ha fatto riflettere anche me come primo rettore vedendo queste persone che entravano qua e che poi visitavano il palazzo. È un turismo di qualità che ci deve orientare anche per una riflessione futura per lo sviluppo turistico della nostra città. Cioè è bene che città importanti come Arezzo vadano verso un turismo di qualità. Un turismo di qualità che è capace anche di rimanere più a lungo nella nostra città.